Intanto le note dell'orchestra Paganelli ci accompagneranno verso appunto l'inizio della cerimonia. Con due pezzi, l'orchestra è diretta dalla maestra Donatella Azzarelli. Thank you.
con grande emozione che vi diamo il benvenuto alla cerimonia di conferimento del Beato Salamoni 2021. Siamo davvero lieti di accogliervi in questo luogo per la nostra tradizionale consegna delle benemerenze, un luogo davvero inedito. Abbiamo voluto dare un valore nuovo a questa cerimonia, portando l'esempio dei nostri eroi del quotidiano, come a noi piace definire i nostri premiati, in un luogo della quotidianità, dell'incontro, all'interno di una scuola, per avvicinare i giovani alle storie belle della nostra Brianza e celebrare insieme il ricordo dell'ambasciatore Sua Eccellenza Luca Attanasio, la cui morte ci ha profondamente colpito e addolorato. Luca Attanasio ha studiato in questa scuola e noi oggi intitoleremo questa palestra alla sua memoria. Lascio ora la parola al presidente della provincia di Monza e della Brianza, Luca Sant'Ambrogio. Buongiorno a tutti. È la prima volta che il premio Beato Salamoni viene celebrato in una sede diversa dalla provincia ed in un luogo effettivamente insolito per questo genere di evento. Aggiungo anche che per la prima volta viene celebrato non nella data effettiva, quindi all'inizio di ottobre, ma data la straordinaria cadenza elettorale che c'è stata, abbiamo deciso di rinviare il tutto di 15 giorni e siamo quindi arrivati a questa giornata. È la prima volta che non si celebra a Monza e per questo permettetemi di rivolgere un ringraziamento di vero cuore alle suore misericordine che hanno onorato comunque la tradizione e sono qui con noi anche oggi. Ringrazio tutte le autorità e gli ospiti che hanno accolto il nostro invito. Sono emozionato e penso che alla fine di questa giornata lo sarò ancora di più. Lo siamo tutti noi che abbiamo preparato questa edizione perché ci teniamo particolarmente. Ogni anno quando arrivano le proposte di candidature ci sorprendiamo di quante storie belle questa nostra Brianza può raccontare. Lo diciamo sempre e lo ricordiamo anche oggi. Il valore di questo premio non è legato all'eccezionalità, ma serve a mettere in evidenza la quotidianità, la normalità delle persone che sanno fare una scelta, quella di aprirsi al prossimo e rendersi utili all'interno della comunità. Questa è una società che ha bisogno di esempi e ognuna di queste persone che riceverà un riconoscimento a breve lo è senza dubbio. Abbiamo strutturato questa cerimonia pensando ad un cerchio che si chiude attorno alla parola responsabilità. E per questo, per ricordare che abbiamo bisogno di una società più umana e più giusta, abbiamo voluto unire la cerimonia di premiazione con l'intitolazione della palestra che ci ospita a Sua Eccellenza Luca Attanasio. Quando ha iniziato a circolare la notizia del brutale omicidio del nostro ambasciatore, ci siamo sentiti travolti da un'onda di dolore, ma anche di sorpresa per le tante testimonianze di ammirazione e stima. C'era la rabbia, senza dubbio, e tanta commozione, ma più passavano i giorni, più emergeva la figura di questo figlio della Brianza che vestiva un'alta carica istituzionale, ma che era rimasto il ragazzo della porta accanto, l'amico dell'oratorio e delle serate tra amici, un uomo capace però di costruire pace e di farlo con grande convinzione. Oggi c'è un lutto che dobbiamo rispettare per la delicatezza della situazione, ma c'è una storia che deve essere raccontata e tenuta viva per le persone che lo hanno conosciuto e per chi avrà l'occasione di conoscerlo. Questa era la sua scuola e qui vogliamo che una parte di lui continui a vivere ed ispirare i giovani. Lo sport, lo abbiamo visto con i grandi successi dell'estate, ha la capacità di aggregare, di insegnare e dare valori. E lui amava lo sport, quindi abbiamo pensato che questa palestra che stavamo per consegnare alla scuola potesse portare il suo nome e riportare il suo ricordo nella scuola in cui era cresciuto. Ho anticipato che la giornata di oggi ha una circolarità,
voglio provare a passarvi il messaggio usando le parole di uno dei premiati, Don Augusto Panzeri. Promuovere attenzioni e interventi in situazioni emergenziali è abbastanza facile. Si muove immediatamente l'emotività e la generosità, ma incidere su quella cultura è più difficile e più impegnativo. La generosità deve essere preceduta dalla responsabilità. È un modo di parlare di cittadinanza attiva molto più sentita nelle persone adulte che hanno partecipato più attivamente alla costruzione del bene comune. Non è del tutto assente nelle nuove generazioni, ma i giovani cercano nel servizio di più il senso della vita, aprendosi poi con generosità, a volte anche con tratti sorprendenti di cittadini attivi capaci di responsabilità. Lasciamo spazio ai giovani, ci sorprenderanno. Abbiamo il dovere di aiutare i giovani a dare un senso alla loro vita. Lo dobbiamo fare attraverso la scuola, l'educazione, perché è solo così che potranno imparare ad essere liberi e fare scelte capaci di sorprenderci. Ma dobbiamo dare loro degli esempi. Apriremo la giornata con Don Augusto e la chiuderemo con la dedica a Sua Eccellenza Luca Attanasio. Due modi di essere al servizio della comunità con responsabilità. Uno ispirato al ruolo pastorale, l'altro più laico, entrambi motivati a costruire una cultura della responsabilità. Don Augusto rappresenta l'esperienza consolidata di un uomo che ha scelto la fede. Luca Attanasio è il giovane che ha preso la strada e ha saputo sorprendersi. In mezzo le storie di donne e uomini che ogni giorno nel loro ambito di vita agiscono scegliendo di fare il bene. Le straordinarie volontarie del CADOM, Giovanni Ferrario che attraverso l'arte ci aiuta a leggere la realtà, Gatto Panceri e Luciano Grella che rappresentano un modo umano di essere protagonisti dello spettacolo e della moda pensando alle generazioni giovani. Graziella Giudice e i volontari di Cogliate che non si tirano mai indietro, neanche nei periodi di difficoltà. E poi le storie che devono entrare nel nostro patrimonio della memoria. Luigi Moretti, a cui dobbiamo l'esistenza della nostra provincia, intesa come istituzione, imprenditore colto e attento alla società. Giancarlo Carrer, che ha fondato la Croce Bianca di Biassono e ha lasciato una grande testimonianza durante la sua vita. Esiste un filo che unisce tutte queste storie. Siamo pronti a conoscerle insieme. Grazie. Sta per cominciare la consegna delle medaglie Beato Talamoni 2021.
Premio Beato Talamoni 2021, Don Augusto Panzeri. Daniello e i rappresentanti di Brianza Rete Comune. Responsabile della Caritas della zona pastorale 5 Monza, dell'Arcidiocesi di Milano e cappellano del carcere di Monza, esercita da sempre il suo ministero nelle periferie, con un vissuto pastorale accanto agli ultimi e agli emarginati. Le sue riflessioni sono stimolo prezioso anche nell'ambito del tavolo welfare costituito presso la provincia di Monza e della Brianza. Come ama spesso ripetere, l'educazione è un fattore fondamentale per contrastare la povertà, intesa non solo come povertà economica, ma anche culturale, sociale, relazionale. Don Augusto incarna lo spirito pastorale testimoniato da Papa Francesco di una Chiesa attenta alle persone e sempre in dialogo con il mondo e la società. Con il suo esempio promuove quei valori di solidarietà e fratellanza che sono alla base del vivere civile e che sono a fondamento dei principi costituzionali della nostra Repubblica e dell'Europa. Vuole dire due parole? Sì, sì. Non faccio la predica, anche se vorrei dare un tocco di leggerezza perché mi sento un po' sprofondato. Su quella sedia avrei dovuto nascondermi perché sono rimasto molto sorpreso. Ho pensato, ma qualcuno ha sbagliato, ecco, forse il sindaco o ecco qualcun altro qui al mio fianco. Perché io non ho nulla da dire, non mi sento per nulla eroe, neanche eroe del quotidiano. Ecco, sono stato solo educato da una mamma che mi ha insistito perché facessi il mio dovere. Andava dal mio parroco, quando ero giovane coadiutore, ad informarsi, a chiedere se facevo il mio dovere. Questa cosa mi accompagna sempre, forse qualche volta mi chiedo se faccio davvero il mio dovere, perché anche questo potrebbe essere presunzione, il fare, ecco, il proprio dovere. E poi, sapete, mi accompagna anche un pensiero del mio maestro, ecco, un po', ecco, che è Gesù, quando dice: guai quando parleranno bene di voi. Allora, io vorrei dirvi soltanto che sono un prete della Brianza e questo riconoscimento non lo attribuisco a me, perché davvero mi sembra troppo, ecco. Lo vorrei dare a questa chiesa magari che qualche volta ha i suoi sprazzi di coraggio e qualche volta qualche fatica, soprattutto in questi tempi. Lo penso davvero a tanti preti brianzoli che lavorano, ecco, con grande dedizione. Penso a tante persone che mi accompagnano nella Caritas, che esprimono dei servizi con grande attenzione e coraggio, magari non cercando di finire sulle pagine dei giornali. E vorrei davvero dedicare proprio a loro questo riconoscimento. Nella consapevolezza che io ricevo un premio di un grande prete, che io non sono molto amico devoto dei santi, ecco, però ci sono delle figure che mi sostengono, mi incoraggiano. Il Beato Talamoni è davvero, ecco, questo prete diocesano che si cala nella realtà, un uomo di Dio ma dentro nella vita. Allora, ecco, questo davvero per me è un grande stimolo ad essere, ecco, una presenza, ecco, spirituale. Ecco, io, cercando me la dottoressa Pitagnello, quando mi hanno incaricato di andare in carcere, io pensavo di essere un prete che portasse Dio in carcere.
ma mi sono accorto in che carcere Dio c'è prima di me, meglio a strade direi impensabili. Qualche volta si serve di me, ma qualche volta non ne fa volentieri a meno, e quindi ecco, e questo mi fa bene, mi aiuta, ecco, mi fa andare avanti, ecco. Vi ringrazio davvero di cuore, ecco, da chi ecco, ha pensato, ecco, però con questi pensieri vorrei davvero che accompagnasse questo premio. Grazie Presidente. Grazie mille. Premio Beato Talamoni 2021, Associazione CADOM. Allora, anche per questa premiazione chiamo il sindaco di Monza e Concettina Monguzzi. Associazione di donne, nata nel 1994, CADOM rappresenta per Monza e per il territorio della Brianza una rete di salvataggio per le donne vittime di violenza domestica e sociale. Con competenza e discrezione, le volontarie sanno dare ascolto, presenza, accoglienza e soprattutto aiutano le vittime a ritrovare fiducia in se stesse per costruire un nuovo progetto di futuro lontano dalla violenza. Durante i mesi della pandemia, le volontarie hanno continuato ad essere presenti anche con l'attivazione di un numero speciale. L'associazione lavora in sinergia con istituzioni, scuole, operatori sociali per diffondere progetti ed azioni di formazione per sensibilizzare la comunità sui temi della violenza di genere e diffondere la cultura del rispetto. Buongiorno a tutti. Devo dire che sono davvero molto molto emozionata per questo premio e ringrazio chi ha pensato di proporre per la premiazione la nostra associazione. Vi ringrazio a nome di tutte le volontarie che nel corso di tutti questi anni hanno lavorato al CADOM. Vi ringrazio a nome di tutte le donne che durante questi anni hanno avuto accesso al nostro centro. Io ritengo che sia estremamente importante questo riconoscimento pubblico che viene al CADOM. È come se la collettività nel suo insieme, con il conferimento di questo premio, si facesse carico davvero dell'importanza e della drammaticità del problema del maltrattamento. È come se a questo punto tutto il lavoro che noi facciamo, l'accoglienza che prestiamo alle donne, tutto il lavoro che svolgiamo all'interno della rete in cui operiamo, venisse preso in mano da tutta la comunità e la comunità ci accompagnasse in questo percorso che è faticoso, però produce risultati. Viene detto che i centri antiviolenza vengono considerati come dei motori di cambiamento sociale, molto molto significativi, molto importanti. Noi CADOM nel corso degli anni non abbiamo accolto solo le donne, ma come veniva detto abbiamo fatto tanta formazione e informazione verso l'esterno, formazione verso assistenti sociali, medici, forze dell'ordine,
abbiamo lavorato tantissimo nelle scuole proprio per rendere noto, per far partecipe la collettività della drammaticità del problema del maltrattamento. Per noi vecchie del CADOM è un momento particolarmente commovente questo, perché uno dei primissimi corsi di formazione che noi abbiamo fatto lo abbiamo fatto al personale Caritas, e la fiducia che Don Augusto ci aveva dato in quel momento, concordando il corso di formazione, per noi è stato un momento molto, molto significativo, molto importante. E quindi qualcuno, il presidente della provincia, parlava di un cerchio. È come se davvero si fosse concluso un cerchio. Speriamo di poter continuare ad andare avanti su questa strada. Prima, un attimo, avete visto delle immagini relative a un evento che noi abbiamo fatto partire l'anno scorso, più o meno ottobre-novembre, chiedendo alle donne di fare delle coperte che il CADOM avrebbe venduto per raccogliere soldi per continuare la propria attività. Devo dire che abbiamo avuto una risposta commovente, perché da tutta la Brianza, dalla Valtellina, da Trieste, sono arrivate centinaia di coperte fatte da donne per le loro sorelle sconosciute che passavano un momento di difficoltà. Siamo state sommerse, devo dire, da questo mare di lavori belli, colorati, caldi, come se ognuna di quelle coperte fatta da donne sconosciute per donne sconosciute fosse una carezza, fosse un incoraggiamento, fosse un po' di affetto distribuito a persone che in questo momento hanno delle difficoltà. E devo dire, veramente è stato un momento di gioia, se vogliamo, di energia che è arrivata a tutta l'associazione. Vi ringrazio molto. Premio Beato Talamoni alla memoria 2021. Luigi Moretti. Chiamo le figlie e chiamo il sindaco di Monza e padre Dario per la consegna del riconoscimento. E Luigi Losa, dimenticavo, scusate. L'amministrazione provinciale riconosce in Luigi Moretti uno dei padri dell'autonomia brianzola ed uno strenuo difensore della provincia sin dagli anni 90, con l'avvio dell'iter parlamentare che ha portato alla nascita del nuovo ente. Imprenditore stimato, colto e lungimirante, ha fondato la Fiera di Monza, la storica campionaria del territorio nata sul modello dell'Agorà, con una formula che coniugava il commercio, l'impegno sociale, la cultura nel rispetto del territorio e dell'ambiente. Protagonista e figura di primo piano nella scena politica e sociale della sua Monza, sarà ricordato per l'impegno, l'energia, la passione che sapeva trasmettere. Vorremmo ringraziare il presidente della provincia Luca Sant'Ambrogio e tutte le autorità presenti e soprattutto tutti coloro che hanno voluto bene a papà.
Questo premio per papà vorremmo dedicarlo a tutta la città di Monza, per la quale ha speso molta energia, tempo e tanta forza di volontà. A ricominciare dalla sua fiera negli anni Ottanta e a tutte le manifestazioni collaterali, dall'arte allo sport, Motor Monza, volontariato, nate per coinvolgere l'intera città ad un senso più comunitario di vita cittadina. Pur essendo un imprenditore, il senso del sociale era la caratteristica primaria di papà e quindi il desiderio di portare Monza a provincia nasce da voler semplificare e aiutare la vita dei monzesi e di tutta la Brianza. Il desiderio di papà, il nostro, sarebbe che tutti gli enti pubblici, l'ospedale, il comune, lavorassero in armonia per donare dei veri servizi ai cittadini. Lavorare, produrre, non solo per se stessi, ma per una realtà più globale, tenendo conto anche delle necessità dell'altro. Questo è stato sempre il suo sogno. Grazie a tutti. Premio Beato Talamoni 2021, Giovanni Ferrario. Chiamiamo per la premiazione il consigliere provinciale Vincenzo Di Paolo e il sindaco di Cogliate Andrea Basilico. Giovanni Ferrario è l'emblema dell'artista contemporaneo che sa raccontare ed interpretare con le sue opere il tempo in cui vive. Il suo è uno stile non convenzionale in cui scultura, pittura, fotografia e digitale sono in continuo dialogo all'interno di un percorso di ricerca ed analisi scientifica e filosofica. Attraverso le sue opere, conosciute ed esposte in Italia e all'estero, rappresenta quella brianza della creatività e del talento che si esprime anche attraverso il linguaggio dell'arte. Il suo progetto di artista contemporaneo si incrocia con l'attività di docenza in prestigiose università per contribuire a crescere generazioni di giovani capaci di interrogarsi sul presente e cogliere la bellezza del mondo. Innanzitutto ringrazio chi ha promosso e ha sostenuto, diciamo così, in questi anni la candidatura, la mia attività, la mia vita, e sento sempre questo elemento di profonda solidarietà e di bellezza che ho visto attraversare non solo nel mio caso, ma anche negli altri esempi fin qui presentati. E sono sorpreso quando ci si trova sempre di fronte alla bellezza, questa bellezza che in qualche modo sta sempre accanto al dolore, bellezza e dolore. E penso sempre che la vita e l'arte, in particolar modo, sia una modalità, una prassi umana che aiuta a resistere al dolore e a farci vedere con coraggio la bellezza. Quindi viva l'arte! Grazie. Sono state consegnate le medaglie del premio Talamoni. Prima di consegnare le menzioni speciali, ascoltiamo un brano dell'orchestra.
Da qualche anno abbiamo inserito accanto alle tradizionali medaglie anche le targhe con menzione speciale, perché sono davvero tante le candidature che vengono proposte. Sono storie di successo e di quotidianità con un filo comune, la capacità di mettersi al servizio della comunità. Thank you.
Menzione speciale, premio Beato Talamoni 2021, Luigi Giovanni Maria Panceri, in arte Gatto. Siamo per la premiazione il sindaco di Concorrezzo Capitanio e il vicepresidente della provincia Borgonovo. Cantautore e musicista, si è da sempre distinto per il contenuto poetico dei suoi testi. Dalla sua penna, infatti, sono usciti versi che sopravviveranno al tempo e che saranno consegnati all'immortalità dell'arte. Ma non è solo un artista e autore di successo. Nel tempo si è ritagliato il ruolo di Pigmalione che scommette sui giovani perché per lui la musica è amore e dono, come ci ha trasmesso con il suo testo più celebre, Vivo per lei. Talento, sacrificio, cuore, ricerca della qualità contraddistinguono il suo essere artista che non ha mai smesso di credere in quei valori che lo legano indissolubilmente alla sua terra d'origine. Grazie, grazie. Allora, io intanto ringrazio chi ha pensato di candidarmi e soprattutto spero di essere all'altezza degli altri premiati che ho visto che si prodigano nel sociale, che fanno qualcosa per gli altri, però devo dire che la musica, il successo nella musica non è solo vendere i dischi, mi è successo, non è andare a Sanremo, mi è successo, fare i concerti, ma portare un conforto attraverso le canzoni, regalare emozioni. E quindi in questo senso essere ad esempio ai giovani, quindi io spero che per esempio i giovani di Concorrezzo, che è il paese in cui sono cresciuto, sono nato a Monza, quindi ringrazio al pari Monza, la provincia di Monza e Brianza e tutto Concorrezzo naturalmente, spero che io possa essere un esempio per loro perché sono stato alla scuola media, alle scuole elementari, poi sono diventato insegnante alle scuole medie dopo essermi diplomato in conservatorio, quindi ho capito l'importanza anche dell'insegnamento e avere magari un concittadino che è riuscito a coronare il suo sogno artistico è una cosa importante perché ci sono tantissimi ragazzi, lo sappiamo, che vorrebbero fare questo lavoro. Io penso di rappresentare per loro il fatto che anche uno che non aveva appoggi, che non era un figlio d'arte, che non è, può farcela. Quindi io spero questo premio e poi alla carriera, perché sono 30 anni che opero, ho fatto 13 album e tante canzoni d'autore. Quindi cosa dire? Solo grazie. Poi ho già vinto qualche volta qualche premio, per fortuna, però prendere un premio nella tua terra è qualcosa di speciale perché uno non si è quasi mai profeti in patria e dopo una vita di lavoro essere riconosciuti veramente, io non pensavo di essere così contento oggi perché ho vinto anche altro premio Lunezia che mi ha dato Mogol, però questa volta ha un significato diverso perché io quando ero ragazzo e poi ho cominciato a suonare si è prospettata l'idea di andare sempre lontano dalla mia cittadina ed ero contento e sono stato per anni assente, cioè tornavo a trovare mia madre e mi piaceva l'idea di essere uno zingaro che andava in giro e ha visto tutto il mondo e tutta l'Italia, ma adesso più vado avanti con gli anni, più casa mia è la Brianza. E quindi le radici non si perdono. E adesso sono anche imprenditore in Brianza, perché oltre a amare la musica amo i cani e gli animali, ho aperto un centro cinofilo in Brianza, si chiama Dolce Vita da Cani, ma prendiamo anche i gatti, cioè diamo una mano anche agli altri animali. E quindi sempre più legato a questo territorio, anche nel voler dare lavoro, perché lavorano delle persone lì, e niente, più passa il tempo più mi avvicino alla Brianza e ho girato parecchio. Quindi grazie Brianza, Monza, che è la mia città natia, e Concorrezzo, che è la mia residenza. E grazie a tutti voi.
Menzione speciale, premio Beato Talamoni 2021, Cavalier Luciano Grella. Siamo qui per la premiazione il sindaco di Triuggio, Pietro Ciccardi. Artigiano della moda, con il suo estro ha vestito donne e principesse in ogni parte del mondo, pur conoscendo solo tre parole d'inglese. Icona di stile, è un esempio di imprenditore di successo illuminato che sa mettere il proprio talento a servizio delle giovani generazioni di stilisti, offrendo anche occasioni di formazione a tante sarte e ricamatrici. Nominato di recente Cavaliere della Repubblica, è pronto a nuove sfide che contribuiranno a tenere alta la bandiera del Made in Brianza. Allora, grazie. Per quanto riguarda i grazie, ne avrei una fila. E allora dico grazie uno solo per tutti quelli che ho incontrato nella vita e che mi hanno, qualcuno mi ha detto forse sei un miracolato. Allora aggiungo che io sono un ragazzo di campagna, sono nato nella bassa veronese a Cerea e da lì poi sono venuto qui. Certo, mi sono impegnato, Marangoni, Secoli, Confartigianato, potrei andare avanti a citare decine di cose, ma voglio ricordare in questo momento una frase che ha detto all'inizio dell'evento la signora che ha aperto la mattinata, ha detto questa cosa è una cosa che dovrebbe servire per raccontarla ai giovani. A me ha toccato una corda dove io sono molto sensibile per quanto riguarda i giovani. Vi dico solo questo, poi chiudo. Quando tornate, dite ai ragazzi che i sogni si realizzano. Basta un pochino di volontà, un po' di salute e un po' di fortuna. I sogni si realizzano. Io ne ho realizzati tanti e siccome amo la vita, spero che domani ci sia ancora qualcosa. Grazie. Menzione speciale alla memoria, premio Beato Talamoni 2021, Giancarlo Carrera. Chiamo per la premiazione in rappresentanza del Comune di Biassono l'assessore alla cultura Paola Gregato. Ha vissuto una vita all'insegna dell'impegno civico, sempre in prima fila ad aiutare il prossimo. Era tenace e determinato e sapeva credere nei progetti impossibili, dimostrando che con il cuore si può davvero superare ogni ostacolo. Sarà ricordato per la sua solarità, per la sua generosità e per il coraggio che ha dimostrato nel servizio fino all'ultimo momento, quando il Covid lo ha portato via quel 9 novembre 2020. Lascia a tutta la comunità un'eredità preziosa da custodire e fare crescere nel suo esempio. La Croce Bianca di Biassono, uno dei suoi sogni realizzati. Sì, buongiorno a tutti, non è facile.
è la seconda volta che parlo a un pubblico. Un anno fa è mancato papà. Volevo fare quattro ringraziamenti particolari. Il primo all'amministrazione e alla cittadinanza biassonese che ha accolto papà e ha accolto tutte le sue iniziative, i suoi progetti. Un secondo ringraziamento è qui rappresentanza della Croce Bianca, Fabio Beretta. La Croce Bianca è stata figlia, una seconda figlia per papà e una famiglia. Un ringraziamento speciale ai miei amici. I miei amici, che oggi c'è qua Marco Caballotti, con i quali, tornando sempre al discorso di giovani, siamo riusciti a istituire una borsa di studio per gli studenti universitari e devo ringraziarli perché loro hanno veramente capito più, non tanto chi era papà, ma come ha vissuto l'amore per la vita e la passione che metteva in tutte le cose. E poi un altro ringraziamento volevo farlo a mamma, perché ha accompagnato e sostenuto in tutte le iniziative papà senza mai fermarlo. Quindi grazie veramente. Menzione speciale, premio Beato Talamoni 2021, Graziella Giudici. Chiamo per la premiazione il sindaco di Vedugio Concolzano, Luigi Dittonghi. È un artista per vocazione, originale, eclettica e poliedrica. Sempre al servizio della comunità, anche durante la pandemia, si è spesa per tenere viva arte e cultura come strumenti di socialità ed aggregazione. Anima della compagnia teatrale Diego Fabbri, attraverso il teatro opera per conservare e tramandare le radici identitarie brianzole a tutte le generazioni. Grazie. Io sono visibilmente emozionata e onorata di essere qua. Generalmente col microfono in mano non ho nessun problema perché presento e parlo di altri. Oggi purtroppo sono qua, purtroppo no, ma nel senso sono qua a parlare di me, questo mi dà una grossa emozione. Mai mi sarei aspettata di essere qui quest'oggi a ricevere questo premio veramente significativo e importante per me. E questo devo ringraziare innanzitutto le persone che hanno creduto e credono in me, come il nostro sindaco Dittonghi, l'assessore Valentina, ma soprattutto mio marito che, mi rendo conto, non deve essere molto facile a sopportare la mia giornata lunga e frenetica, anzi devo dire che ho chiesto anche di avere qualche ora in più nel giorno, ma non me l'hanno ancora concesso. La gioia più grande per me è quello che mi dà lo stimolo a continuare e stare in mezzo alle persone, è proprio quando sono sul palco, oppure quando dipingo, oppure quando presento gli spettacoli per le associazioni, anziani o bambini, è proprio vedere la persona giù che ti fa un sorriso ed è contenta. E io da tanti anni ormai, dal 95, cerco di portare avanti con i giovani, col mio piccolo gruppo del modo amatoriale, della mia compagnia, la cultura dei vecchi detti, del dialetto brianzolo, perché per me è molto importante non perdere queste radici che sono le nostre radici. E cerco col mio estro e con la mia modesta fantasia di colorare la vita che penso ultimamente soprattutto sia abbastanza grigia e triste per tutti. Grazie ancora a tutti e grazie.
Menzione speciale, premio Beato Talamoni 2021, gruppo Volontari Cogliate. Chiamo qui per la premiazione il sindaco di Cogliate, Andrea Basilico. Il gruppo Volontari Cogliate rappresenta l'espressione più vera della cura, intesa come la capacità di mettersi al servizio del prossimo, non solo nelle emergenze, ma anche e soprattutto nei bisogni della quotidianità. Sempre presenti e attivi sul territorio, nei mesi della pandemia i volontari hanno saputo creare una rete della solidarietà vera che ha permesso ai cittadini di non sentirsi soli. Buongiorno a tutti. A nome di tutti i volontari del gruppo Volontari di Cogliate siamo onorati di essere qui questa mattina e grati di questo premio ricevuto. Grazie a tutti. Abbiamo concluso le consegne delle targhe e delle medaglie. Tante storie di impegno verso il prossimo. I volontari sono un patrimonio prezioso di questa terra. Sono angeli al servizio delle comunità per portare vicinanza, sostegno e cura a chi è solo e si trova nel bisogno. C'è chi, seguendo questa vocazione al bene, si costruisce una carriera ed ottiene ruoli di prestigio con l'obiettivo di aiutare il prossimo e magari cambiare davvero la vita delle persone, anche nei luoghi più pericolosi. La storia dell'ambasciatore Luca Attanasio è una storia di dedizione e amore assoluto. Una storia che si è conclusa tragicamente in una terra lontana, ma che noi vogliamo riportare qui, nella scuola in cui è cresciuto, per continuare a trasmettere il suo esempio nel tempo. Vi invito a guardare insieme questo contributo che la famiglia ha voluto condividere in questa giornata.
tante di quelle cose che abbiamo per scontato, anzitutto la pace, la salute, l'istruzione, sono cose che non sono date per scontato, anzi sono un privilegio per pochissimi. Che cosa resta? Cosa abbiamo per scontato nella nostra vita? Forse su quelle cose dobbiamo costruire il nostro futuro. Poi Luca ha voluto rappresentare al massimo grado come si intende la diplomazia come missione, non come un lavoro qualsiasi, non come la prestazione di una prestazione lavorativa, di un'opera lavorativa che in qualche modo ha un inizio, una fine, un orario, no, una missione. L'idea che questo lavoro sia un lavoro totalizzante. Lui ha scelto la diplomazia, fra l'altro lasciando una promettente e anche piuttosto lucrosa carriera nel settore privato. Molti altri lo fanno proprio per questo, perché sentono dentro la nobiltà, l'altezza del servire lo Stato. E poi Luca come persona. Luca, che ho avuto il privilegio di conoscere personalmente, era la gioia, la curiosità di vivere. Oserei dire la dirompenza dell'eterodossia, l'idea di essere sanamente eversivo, di portare in tutti i contesti nei quali ha operato, a Berna, a Casablanca, in Africa, prima in Nigeria, poi appunto in Congo, questa sua visione fresca, questa sua capacità di porre i problemi e di cercare di risolvere, di vedere le soluzioni, di immaginarsi parte della soluzione ma in parte del problema con appunto un'intelligenza sanamente eversiva. Luca, credo che lasci in tutti noi un esempio che io spero sappiano cogliere soprattutto i più giovani del nostro ministero, e cioè il messaggio è che per fare del bene è necessario puntare sulla professionalità, sulla preparazione, sulla lealtà, sul senso del servizio dello Stato e senza ricorrere ad effimere ambizioni, ma avendo la consapevolezza che è necessario avere passione, avere curiosità per la realtà in cui si opera. È necessario, credo, anche mantenere quell'apertura mentale che aiuta non solo a fare bene e a fare del bene, ma anche ad apprezzare il diverso e a scoprire sostanziali convergenze che sono poi alla base dell'azione diplomatica. Luca, fin da giovane, ha saputo interpretare questo senso del servizio e noi lo vogliamo ricordare per quello che è stato, e soprattutto io come segretario generale mi auguro che i più giovani sappiano a lui ispirarsi. Un aiuto così. Chi lo ridà agli italiani, ai missionari in Congo, un altro ambasciatore come Luca? Chi ce lo ridà? Padre Pietro Rinaldi è un missionario saveriano. Ha passato 14 anni in Congo, tra Kinshasa, la grande capitale del paese africano, e Bukavu, una città più piccola nella parte orientale. Io da prete, da missionario, voglio citare il libro del Siracide, capitolo 44, primo versetto. Facciamo oggi l'elogio di uomini illustri. Questo è Luca Attanasio. Ha ricoperto veramente la carica e il titolo a lui dovuto come ambasciatore. Eccellenza. È stato eccellente, Luca. Venivamo da anni, diciamo lustri, ci sentivamo abbastanza orfani. O comunque eravamo trattati un po' così, anche con negligenza o sufficienza. Luca Attanasio è venuto a portare un altro stile, un'ambasciata che ha saputo veramente brillare. Gli italiani, tutti gli italiani in Congo e i missionari in particolar modo si sono sentiti veramente tutelati e ascoltati con interesse. Questo è stato per noi Luca Attanasio. Si è messo al lavoro subito. Sono andato a salutare l'ambasciata e ho fatto loro il mio invito, presentandogli la situazione dell'est come veramente lo è, una meraviglia anche a livello geografico. Ha accettato, è venuto, ha incontrato tutti gli italiani del posto, tutti i missionari, ci ha ascoltato uno per uno, ha preso note.
e di lì è iniziata la sua amicizia, particolarmente con noi saveriani. Quando veniva all'estero alloggiava sempre da noi. Lui ha sempre avuto una stima, veramente grande stima, per i missionari e le missionarie. Lui, no, è stato veramente un fratello. È stato definito dal mio confratello padre Franco Bordignon, che è da 50 anni in Congo, il quale l'ha definito veramente non un semplice ambasciatore, ma un fratello, non un uomo di Stato comunque, qualunque. Lui è stato, era un tipo attivo, era un attivista, lui e la moglie, per i bisogni della gente. È un uomo che era aperto, era attentissimo, lo vedevi che quando gli raccontavi cosa succedeva alla nostra gente, dai suoi occhi traspariva sofferenza. Non era un ascoltatore smemorato, ma uno attento. Per cui lui, entusiasmato da questa visita in questi posti veramente di sofferenza, lui ha accettato. Però ancora mi domando, chi ce lo ridà a noi un aiuto così? Chi lo ridà agli italiani, ai missionari in Congo, un altro ambasciatore come Luca? Chi ce lo ridà? Luca ha testimoniato tanto al mondo. Innanzitutto ha mostrato al Congo l'immagine del vero italiano, un uomo eccezionale. Andando via dai saveriani, passava personalmente dagli operai per chiedere se aveva bisogno di un aiuto, e personalmente del suo portafoglio dava gli aiuti per le scuole delle nostre persone. Queste qui sono cose che, insomma, devono rendere fieri i suoi genitori, il suo amore. Carissimi connazionali e carissimi amici italiani nella Repubblica Democratica del Congo, quest'oggi celebriamo la nascita della nostra amata Repubblica. Buona festa della Repubblica Italiana. Quindi il nostro primo pensiero di oggi va ai numerosissimi affetti spezzati da questa terribile pandemia. Ma dall'Italia, giorno dopo giorno, arrivano crescenti sentimenti di voglia di riscatto, voglia di rinascita, voglia di ricominciare. Quindi è con questi sentimenti nel cuore che diciamo Forza Italia! Mi sia permesso di farvi pervenire oggi gli auguri più sinceri da parte mia e di tutto lo staff della vostra ambasciata. Abbiamo creato una piccola task force Covid-19 che ha dato assistenza a diversi connazionali del paese. Abbiamo facilitato il ritorno a casa di oltre un centinaio di italiani che volevano farvi rientro. Altri 5 rientreranno da qui a una settimana con l'aiuto dell'ambasciata. Abbiamo cercato di star vicini a tutti coloro che avevano necessità. Abbiamo distribuito medicinali e mascherine gratuitamente. A tutti i nostri connazionali qui nella Repubblica Democratica del Congo, a voi che siete a Kinshasa, nel Congo centrale, a Kikwit, a Lubumbashi, a Goma, a Beni, a Butembo, a Bukavu e a tutti coloro che hanno deciso di fare rientro in patria per sentirsi più vicini ai propri cari. Tutta l'ambasciata vi augura buona festa della Repubblica Italiana. È con orgoglio e con sollievo che vi informo che siamo riusciti oggi a far partire con 2 voli, non con uno, con 2 voli, 300 persone che erano bloccate in Congo e preoccupati per le violenze e la malattia volevano lasciare il paese. Quindi abbiamo organizzato, un po' distrutto ragazzi, lo senti anche dalla voce, 2 voli che in contemporanea sono venuti nel paese, hanno raccolto 150 e 150, quindi 300 persone, tra queste un centinaio di italiani, il resto di tutte le nazionalità che ci hanno chiamato. La settimana che non dormivo perché mancavano le autorizzazioni, poi non ci autorizzavano neanche a atterrare a Roma, quindi un incubo. Tutto a posto stamattina, tac, sono appena partiti tutti ragazzi, mi sono liberato! Cioè veramente era un impegno, ero stressato, ma ora è partita, siamo riusciti a far partire, se no perdevo il posto ragazzi. Se questi... Vabbè, è andata ragazzi, siamo proprio felici, siamo l'unico paese a aver permesso a qualcuno di lasciare il paese, per questo ci hanno chiamato tutti, ci stanno ringraziando tutti. Viva l'Italia, sempre un passo davanti a tutti.
Invito il presidente Luca Sant'Ambrogio, la signora Zakia Seddichi, moglie di Luca Attanasio, Salvatore Attanasio con Maggia Lida, i genitori di Luca Attanasio, il sindaco di Limbiate Antonio Romeo, il sindaco di Desio Simone Gargiulo, l'assessore regionale Fabrizio Sala e la dirigente scolastica professoressa Mariella Rauseo a portarsi fuori per la scopertura della stele. Come è già stato detto questa mattina, la struttura che ci ospita è la palestra che la provincia ha realizzato e che sarà consegnata in data odierna al liceo Maiorana per lo svolgimento delle attività sportive e sarà anche a disposizione del territorio, delle associazioni del territorio. Abbiamo detto appunto e ripetiamo che in questo modo la memoria di Luca Attanasio continuerà a vivere in un luogo a lui caro, in mezzo ai giovani. Oggi, al termine di questa cerimonia, consegneremo alla preside professoressa Rauseo la palestra che appunto porterà la dedica all'ambasciatore. Le persone che sono uscite a breve sveleranno la stele che porta la dedica all'ambasciatore Sua Eccellenza Luca Attanasio. Vai. Abbiamo assistito alla svelatura della stele con la dedica all'ambasciatore Luca Attanasio, al carabiniere Vittorio Iacovacci e all'autista Mustafa Milambo. Ora la cerimonia riprende con la consegna della medaglia Premio Talamoni 2021 alla memoria di Luca Attanasio. Chiamo il presidente, l'assessore Sala, i sindaci di Limbiate e di Desio. Vai.
Premio Beato Talamoni 2021 alla memoria. Sua Eccellenza Luca Attanasio. Giovane ambasciatore della Repubblica Italiana, viveva con passione, curiosità, umiltà il suo ruolo di servitore dello Stato. Aveva scelto di andare alla ricerca dell'umanità ferita, interpretando il lavoro diplomatico come una missione per portare pace, speranza, fratellanza anche tra i dannati della terra. Il suo impegno verso i più deboli non conosceva sosta e anche nella sua dimensione privata si adoperava per promuovere e realizzare progetti umanitari. Nel 2020 aveva ricevuto insieme alla moglie Zakia Siddiqui il premio internazionale Nassiriya per la pace per l'associazione Mamma Sofia a sostegno dei bambini in Congo. Figlio di una terra di fede dedita al volontariato e alla solidarietà, Luca Attanasio ne rappresenterà per sempre i valori più profondi, lasciandoci in eredità il suo esempio di vita al servizio del prossimo. Buongiorno a tutti. Sono commossa perché Luca non c'è fisicamente a ritirare questo premio. Ho scoperto la Lombardia grazie al mio Luca, perché per lui è stata una fase importante della sua vita, la famiglia, gli amici, la scuola, l'infanzia. Ogni volta che eravamo di passaggio nel suo paese, mi faceva vedere la sua scuola e mi raccontava i suoi ricordi e le battute del Luca ragazzino, simpatico, pieno di vita, diventato poi ambasciatore che ben ha rappresentato l'Italia passando da questo liceo. Ha un grande significato. Ricordarlo proprio in questo luogo significa dare un esempio ai giovani che devono credere ai loro sogni. Luca non era perfetto, ma credeva in ogni cosa che faceva. Non ha mai dimenticato da dove arrivava. Era un grande sognatore che è riuscito ad essere un grande uomo fino all'ultimo respiro. Quella di Luca è una storia senza fine, perché è riuscito ad essere un modello da seguire con la sua umanità, serietà e gioia di vivere. E l'amore, che è la cosa più bella del mondo, che può cambiare le cose. Grazie ad aver impreso il suo nome in questa palestra, come il suo liceo era impreso nella sua vita e lo sarà per le nostre bimbe. Il loro papà è un orgoglio per l'Italia e per la loro città natale. Grazie per questa iniziativa. E grazie Luca, che continui a cambiare le cose anche se hai fatto questo viaggio lontano, dando speranza ai giovani che sono il nostro futuro. Hai seminato il bene e questo è tutto quello che conta. Il modo in cui hai fatto la differenza nella vita degli altri ha determinato il significato, il senso della vita e anche quello della morte. Chiedo un intervento in rappresentanza di Regione Lombardia
all'assessore Fabrizio Sala. Grazie Presidente, grazie, buongiorno. A differenza del momento della consegna della Rosa Camuna, dove ero intervenuto dall'inizio alla fine senza fermarmi, questa volta sarà un po' più difficile. Io ho avuto la fortuna di conoscere Luca prima per lavoro, quando era in Svizzera, quando aveva quasi iniziato. Abbiamo lavorato come Regione Lombardia con lui nel Marocco e stavamo per lavorare anche in Nigeria, poi abbiamo avuto qualche difficoltà. L'abbiamo conosciuto sotto il profilo professionale, l'abbiamo conosciuto sotto il profilo umano, l'ho conosciuto sotto il profilo umano, conservo ancora il suo numero e i suoi messaggi sul mio cellulare. E c'è una domanda che è stata fatta durante i video che raccontavano di Luca. Ma chi ci darà un'altra persona come Luca? Chi ci darà un modello? Perché Luca era un uomo di Stato, uno che sapeva rappresentare i veri valori dell'Italia, uno per cui l'Italia, la Lombardia, la Brianza poteva e può andare orgogliosa. Chi sostituirà Luca? Ed è bella che questa domanda venga posta qui oggi, dove viene titolato un edificio all'interno di una scuola, all'interno del mondo dell'istruzione, dove genitori, docenti, professori, alunni insieme devono dare questa risposta, qui dalla sua scuola. Ed è bello che, leggendo quel nome, quando entreranno in questo edificio possano domandarsi: ma che storia ha avuto questa persona? Che cosa ha fatto? Perché alcune persone sono un modello e lo devono essere per i giovani, perché sono alla ricerca di modelli. Sta a noi portarli verso i modelli più adeguati, ai modelli dove meglio si può interpretare e rappresentare la società civile e il nostro Stato. Grazie Luca. I sindaci, no, la famiglia Resti, per favore. No. No. Ringrazio la famiglia di aver accolto la nostra proposta e di essere con noi oggi. Con questi momenti che abbiamo appena vissuto, la provincia, i suoi comuni, le istituzioni, le scuole di giovani, vogliono esprimervi affetto e vicinanza. Oggi abbiamo celebrato un Brianzolo che ci ha reso orgogliosi e che non smetteremo mai di ringraziare per il grande esempio che ci ha lasciato in dono. Esiste un legame forte tra questo luogo e Luca Attanasio ed è per questo che abbiamo voluto che questa palestra portasse il suo nome. Invito il vicepreside a portare il pensiero dei docenti che hanno accompagnato Luca nel suo percorso scolastico in questa struttura. Il ricordo del nostro studente Luca. Il gesto che compiamo oggi è in primo luogo un gesto di ringraziamento per Luca da parte di tutti noi insegnanti del Liceo Maiorana, e lo ringraziamo perché il suo spirito libero, il suo entusiasmo e la sua attenzione agli altri lo hanno reso per noi un maestro. La scuola assomiglia a un giardino dove alcuni appassionati giardinieri si occupano di coltivare e di custodire le piantine, a volte senza fare in tempo a vedere spuntare i fiori. Luca ha superato tutte le attese, la sua esperienza di vita è diventata una testimonianza di speranza. Quando, qualche anno fa, è tornato qui al liceo per un incontro con gli studenti delle quinte,
abbiamo visto un uomo orgoglioso della sua scelta di vita. Ha trasmesso ai ragazzi ciò che agli occhi dei più appare impossibile: portare il bene dove vince il male, far rinascere la speranza nelle donne e negli uomini che ha incontrato e aiutato. E lo ha fatto con la stessa forza che ha caratterizzato il suo compito. Ha servito lo Stato con dedizione e senso del dovere, senza rinunciare alla gioia di vivere che lo ha sempre contraddistinto e accompagnato. Per questo desideriamo che oggi questo momento e questo ricordo possano essere una carezza per chi continua ad amarlo e uno stimolo per chi continua a sognare i suoi stessi sogni di giustizia e di pace. Oggi sono qui presenti molte autorità. A loro chiediamo di continuare a cercare la verità sulla sua morte e, pur sapendo quanto sia difficile, vogliamo pensare che non sia impossibile. Noi, come comunità scolastica, ci impegniamo a guardare a Luca come un testimone di una vita bella e piena di significato, spesa per gli altri, un testimone di quella speranza che è l'unica arma contro l'apatia, la noia di vivere e l'indifferenza. Grazie a Luca da parte di tutti noi, i professori del Liceo Maiorana. Grazie della vostra attenzione. Chiamo Monsignor Gianni Cesena per il tradizionale indirizzo saluto al termine della cerimonia Beato Talamoni. Grazie signor Presidente. Forse sapete, io sono qui oggi come parroco di Desio, ma di solito questo saluto viene portato dall'arciprete di Monza, ma proprio perché è stato spostato questo momento di premiazione, di ricordo, di memoria, Monsignor Silvano Provasi mi ha pregato di essere io qui presente, forse anche come le autorità scolastiche, coloro che ci hanno ospitato, a fare gli onori di casa di questa città, anche a nome del sindaco certamente. Dopo le cose che abbiamo sentito sono sinceramente un po' non solo emozionato ma anche imbarazzato, soprattutto perché vorrei dire alla signora Zacchia e ai parenti, ai genitori dell'ambasciatore Attanasio che per molto tempo i miei superiori mi hanno invitato a occuparmi delle missioni e dei missionari, una quindicina d'anni della mia vita. Io ho avuto quindi occasione di visitare i missionari, ma anche di visitare le ambasciate, anche l'ambasciata di Kinshasa in una occasione, e in questo modo sono sempre stato quasi a un passo da questa persona che non ho conosciuto, se non come l'abbiamo conosciuta molti di noi attraverso le cronache recenti e dolorose. Sono miei amici i preti che lo hanno educato nell'oratorio, sono miei amici alcuni missionari che egli ha incontrato in giro per il mondo, e quindi essere qui oggi invece di fronte ai suoi familiari più stretti è un po' imbarazzante, però credo che da lui e da tutto quello che abbiamo ascoltato anche per le altre premiazioni o riconoscimenti che sono stati fatti, siamo invitati come sempre a guardare altrove non perché c'è solo una curiosità intellettuale oppure una spinta morale, un'etica, guardare altrove perché guardare altrove significa non solo sentirsi cittadini del mondo ma sentire che guardando là poi stiamo bene anche noi, non solo per il bene che abbiamo fatto ma perché costruiamo un mondo reale di rete, di fraternità, di difesa dei più deboli,
di attenzione, di sguardo a coloro che sono un po' più indietro, che sono svantaggiati. E questa è la migliore sicurezza, la migliore rete di protezione poi per garantire i diritti e la vita di tutti. E questa ricorrenza avviene alla vigilia di quella che è nella Chiesa Cattolica domani la giornata missionaria mondiale. E quindi tutte le chiese del mondo si dirà, ma ci sono questi missionari, uomini, donne, non solo preti e suore consacrati, anche molti laici, ormai famiglie, coppie, che vanno a portare nel mondo tanto un annuncio evangelico quanto anche molta solidarietà, come tutti conosciamo. E però poi è stato detto che anche tanti qui, su questo territorio, compiono questa stessa missione del guardare altrove, in nome delle loro convinzioni, in nome della loro umanità, in nome della loro generosità. Ed è per questo che li ringraziamo. Vorrei concludere dicendo allora la gratitudine è forse non solo una virtù personale, quella che noi riserviamo a chi da vicino ci ha aiutato, ci ha sorretto, ci ha dato degli esempi. Forse la gratitudine può diventare anche una virtù civile. Qualche volta sappiamo che c'è anche una degenerazione della gratitudine, si è grati perché si è ricevuti dei favori e che magari non erano dovuti perché si andava a chiedere il rispetto di alcuni diritti. Ma la gratitudine civile è questa possibilità di dire non solo lamentele, non solo analisi critiche, non solo sconforto su alcune situazioni che pure la nostra società presenta, ma anche gratitudine per tanti che in maniera più evidente come quelli oggi premiati e credo tantissimi sotto la punta di questo iceberg nascosti sostengono con solidità il cammino della nostra società. Grazie ancora, grazie Presidente, buona giornata. Chiamo a questo punto la dirigente scolastica, professoressa Mariella Rauseo. E procediamo alla consegna delle chiavi della palestra. Un semplice grazie a nome anche della dirigente scolastica Daniela Colombo, che oggi non è qua per un impegno familiare e che ha lavorato tanto affinché il liceo Maiorana si dotasse di una seconda palestra. Grazie a tutti i partecipanti, un pensiero particolare a Luca Attanasio, alla sua famiglia e a sua moglie. Ci avviamo veramente alla conclusione di questa mattinata particolarmente emozionante con l'ultimo brano dell'orchestra Paganelli che ci accompagna nel finale appunto della mattinata. Un ringraziamento davvero a tutti perché per noi che siamo stati gli organizzatori di questa mattinata, di questa cerimonia fuori dalla sede storica, la Sala Ghezzi della provincia di Monza, è stato un grande impegno. Ci sembra di avere anche questa volta raggiunto l'obiettivo. Grazie davvero a tutti. Thank you.
Bene.